Cosa accadeva? Che una nota, notissima cooperativa locale, diciamo difesa a spada tratta dal sindaco precedente, gestiva il trasporto locale, disabili, bambini, scolastici, eccetera, in che modo? Scusate l'espressione, io non spero di essere arrestato all'uscita da questa sala, ma è la pura verità, non so se in Italia è possibile dire la verità. Truffando, lo dico per la terza volta, perché contabilizzavano migliaia di chilometri mai percorsi dai pulmini e li fatturavano a chi? Al noto Sergio Sbarzella, presidente di ATCN Partners, ancora, il quale a sua volta li rifatturava al comune. Di questo non me ne sono accorto io, ma se ne è accorto un assistente di un assessore all'epoca, peraltro di Rifondazione, che ha cominciato a girare sui pulmini, perché era obbligatorio farlo da quel momento, ha cominciato a segnare i chilometri e i chilometri erano sballati completamente. Silenzio totale. Bilancio preventivo che defalca per cifre elevatissime lo stanziamento per il trasporto. Io comincio a dubitare, ma sono pazzi questi, tolgono il trasporto ai bambini. La verità è che loro stessi si rendevano conto che era una follia proseguire. Poi la cosa è venuta fuori, esposti, io personalmente ho fatto un esposto alla Procura della Repubblica. Voi tutti sapete come funziona la giustizia, penso che non debba dilungarmi troppo. La cosa com'è finita? La faccio breve, chi volesse, poi abbiamo documenti abbondanti. La questione è finita che un sostituto procuratore della Repubblica di Terni, su mia sollecitazione nei confronti del procuratore dell'epoca, ha rinunciato a quel tipo di indagine, smettendo per iscritto, abbiamo tutti i documenti scritti, che era amico personale del direttore di quella cooperativa e quindi non riteneva di andare oltre delle indagini. Questo ovviamente dopo che un cittadino è andato dal procuratore dicendo che era una vergogna. Conclusione, tutto archiviato. Perché? Perché a livello giudiziario la cosa è finita nel nulla, perché il Tribunale di Terni ha dato torto alla cooperativa una prima volta, poi è finito tutto nell'arbitrato. Chi ha cognizione di meccanismi giudiziari sa come finiscono gli arbitrati: un arbitro da una parte, un arbitro dall'altra, il presidente nominato da entrambi, ma quando entrambi i contraenti, il comune gestito da questa sinistra è d'accordo con la cooperativa, come volete definisca, 3-0. Quindi chiuso il discorso, la procura ha richiesto l'archiviazione dicendo che la gara era avvenuta con intenti fraudolenti, chiaro? Però in realtà era prescritto, è chiaro, perché quando le indagini vanno a lungo un anno, due, tre, quattro, quando alla Guardia di Finanza che chiede di poter fare le intercettazioni, e in Italia le intercettazioni vengono fatte per cose anche abbastanza banali talvolta, poi ovviamente è chiaro che le indagini vanno avanti con metodo induttivo, difficoltà, e poi alla fine si prescrive tutto. Io di questi casi ne potrei citare molti, ma l'aspetto ritengo